È una bocciatura a tutto tondo il giudizio espresso sulla giunta Pupillo dalle minoranze consiliari di Lanciano. Fratelli d'Italia, Forza Italia, Libertà in Azione, Lanciano al centro. È un avviso di sfratto, tuona dai banchi dell'opposizione Gabriele Di Bucchianico. Vogliamo rifondare la città da maggio, gli fa eco Graziella Di Campli, che introduce la conferenza stampa plurale del centrodestra e Forze Civiche. Lavori pubblici, situazione degli impianti sportivi, il terzo asilo nido chiuso, che fa cassa per il comune, pista ciclabile di Via del Mare che resterà una cicatrice indelebile per la città. E ancora sul turismo la tassa di soggiorno un flop, la sanità anni di immobilismo sull'ospedale Renzetti ancora senza TAC e con i problemi dell'amianto. Sicurezza urbana, annunci di un progetto di videosorveglianza mai partito perché le 42 telecamere non funzionano. Infine, poltronifici di Sasi, Ecolan e Anxam. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Paolo Bomba, fa il punto sul recente avviso per i terreni edificabili. E ovviamente le istanze saranno tante perché la gente si aspettava, anche dalla variante al piano regolatore, anche in, diciamo, coerenza con quanto prevede anche la legislazione nazionale, una riduzione del consumo del suolo, quindi una riduzione delle aree edificabili, perché il piano regolatore è stato concepito nel 2008, in un'epoca completamente diversa da quella attuale dal punto di vista economico. Oggi quello che mi sarei aspettato io da cittadino, ma che avrei fatto anche da amministratore, è quello di rivedere integralmente lo strumento urbanistico, prevedendo una radicale riduzione dell'edificabilità diffusa, concentrando e favorendo il recupero del patrimonio urbanistico esistente. Ciò non è stato fatto probabilmente per fare cassa, per vessare i cittadini con l'IMU e oggi, a pochi mesi dalle elezioni, mettono in scena questa pseudo possibilità di rinunciare all'edificabilità del proprio terreno che non ha nessun supporto tecnico, perché non si può ovviamente pianificare a macchia di leopardo, quindi accettando la riduzione del soggetto A piuttosto che soggetto B, che magari ha una visione completamente diversa, e quindi è una manovra completamente illusoria, che non, priva di fondamento. E poi i risultati, i dati, il tempo ci darà ragione.